Radio Yes, la radio della città di Roma. 9.45, rieccoci in studio e accogliamo in un lunedì purtroppo un po' grigio, speriamo che ci porti un po' di sole, Tiberio Timperi, buongiorno. Buongiorno Valentina, buongiorno a tutti. Ammazza che responsabilità che mi date, no? Lo so. Non credo di farcela. Anche perché i motivi di questo lunedì un po' grigio si sovrappongono ad altri motivi. Allora, ok, sarà un lunedì di sfottò nei bar tra laziali e romanisti, ma va bene così, dai. Ci sta, ci può stare. Per la serie riconsoliamoci con la Ghetto, a voi il derby e a noi lo scudetto. Ecco. Detto questo, va bene così, va bene perché comunque l'importante è che ci sia ironia, che ci sia leggerezza, è solo una partita. La verità è che in Italia puoi toccare la moglie, puoi toccare la politica, puoi toccare qualsiasi cosa, ma quando vai sul calcio fioccano le interrogazioni parlamentari e fioccano anche le incazzature delle peggior specie. E invece no, perché è tutto un gioco. Sarebbe giusto riportare il tutto a questi termini e andare allo stadio con i propri figli, viversi questa festa, burino da una parte, coatto dall'altra, ma chi se ne frega? L'importante è stare insieme e partecipare a un rito collettivo che è quello del gioco. È uno stadio, non è il Colosseo dove ci sono i gladiatori, dove c'è qualcuno che fa il pollice verso. Per cortesia, mi piacerebbe tornare a vivere il calcio come una festa. Detto questo, la giornata è iniziata anche male perché a Corso Francia, complice la pioggia, traffico, ma con i vigili al posto del semaforo. Non si capisce mai se ci sia il traffico perché ci siano i vigili o ci siano i vigili perché c'è il traffico. Comunque, un semaforo che non funziona significa un nodo gordiano da sciogliere, con quello che impegna l'incrocio anche quando sa di non poterlo attraversare tutto quanto. L'altro arriva e si crea l'ingorgo. Se uno, ma questa è proprio una lezione di educazione civica, facesse un piccolo passo indietro, in questo senso non solo metaforico, proprio con l'automobile, probabilmente riuscirebbe ad agevolare la circolazione. Invece la prevaricazione va avanti. E a proposito di circolazione, c'è una cosa che mi sta particolarmente a cuore, perché la mattina Roma è, come dire, irrorata da tante automobili, da questa transumanza grigio metallizzata che dall'Interland entra in città. Bene, anzi male, dal 1 novembre verrà chiusa la strada che costeggia l'ospedale Sant'Andrea e che permette da via di Grotta Rossa di raggiungere il grande raccordo anulare e la Cassia Bis e viceversa. Poi fra l'altro c'è anche la chiusura della rampa di immissione al GRA direzione Fiumicino sulla Cassia. Beh, sappiate che questa stradina, e i vigili lo sanno molto bene, è importante per non creare un infarto alla circolazione. E allora la mia richiesta è, amici dell'ospedale Sant'Andrea, d'accordo, la strada è nata anche e soprattutto per voi, ma non potete essere così egoisti da tenere per voi un'arteria così importante che evita il collasso alla circolazione, di per sé già abbastanza difficile. Ripeto, non si può e non si deve chiudere la strada che dal raccordo anulare porta al Sant'Andrea. È una follia doverla chiudere per motivi, come dire, condominiali. A Roma c'è penuria di cestini. Roma non è molto pulita e l'educazione civica, ma non solo dei romani, in generale lascia a desiderare. Adesso, senza parlare dei padroni che raccolgono la cacca dei cani, beh, il problema dei cestini c'è. E allora tanta gente non si tiene la carta in tasca o non la lascia la lascia in macchina, la butta per terra. Allora, è possibile che ci siano pochi cestini? E quei pochi che ci sono, fra l'altro, follia del designer, non si capisce, viene normale gettare la spazzatura nel cestino, ma se i cestini hanno un coperchio e spesso sono strabordanti, la devi infilare e non è il massimo dell'igiene. Complimenti a chi ha ideato quei cestini, sarà questa la ragione per la quale se ne vedono pochi, perché insomma sono fatti male. Una notizia che oggi mi ha colpito sul Corriere della Sera è che Franco Califano non ce la fa più economicamente. Allora, piccolo passo indietro.
quest'estate è caduto, 72 anni, si è fratturato tre costole e non ha fatto serate. Direte voi, ma come? Uno che ha fatto una vita sregolata, che non si è fatto mancare niente, belle donne, belle automobili e quant'altro, ha ridotto così, nonostante tutte quelle canzoni che ha scritto. Così pare, strano ma vero, nonostante la miriade di canzoni che ha scritto e che ha affidato anche ad altri artisti, la SIAE eroga a Califano solo 10.000 euro l'anno. Vero è che c'è tanta gente che con 10.000 euro l'anno cerca di sbarcare il lunario, però insomma Califano è stata una cicala e adesso a 72 anni non ce la fa. Io credo che lui abbia molti amici che gli vogliono bene, molti amici ai quali ha dato, io mi auguro e sono sicuro che lui abbia seminato bene e mi auguro che raccolga, però si parla di legge Bacchelli per Califano, non entro nel merito se sia giusto o meno, spiace però vedere una persona che tanto ha dato e tanto anche ha preso dalla vita ridotta in queste condizioni. Lui ne parla come al solito col suo stile diretto, schietto, senza mezze misure. Io mi auguro che qualcosa possa succedere di positivo per Franco Califano, se non altro per tutte le emozioni che ci ha dato, come questa. Come l'amore detta, io sono fatto male come la smania vuole, quindi se mi stai attorno 24 ore al giorno, donna fin troppo seria, mi fai mancare l'aria. Dovrei farti partire ogni tanto, ma non ho il coraggio. Altre volte l'ho fatto, sei andata e per me è stato peggio. Dovrei prendere fiato in tua assenza, cambiar compagnia. Contro l'ansia e la mia insofferenza, almeno in teoria. Ma tac, io mi accorgo che ci sei, proprio quando non ci sei, ed allora ti vorrei. Ma tac, improvvisamente c'è in casa, aspetto te. Per un poco di tempo da solo dovrei star benone, se non altro perché tu mi togli una preoccupazione. Dovrei vivere senza pensieri io per la miseria, stare più rilassato di ieri e riprendere aria. Ma tac, tac, io mi accorgo che ci sei, proprio quando non ci sei, ed allora ti vorrei. Ma tac, tac. E questo era Grande Califo, quello che ci ha fatto emozionare tutti, Tiberio? Era ed è. Ed è. Notava il nostro regista Mirko Bonocore, dice questa è proprio la sua storia, vero. Me la sono andata a capare nel mazzo questa canzone, perché tutti vanno sempre Tutto resto è noia, l'ultimo amico va via, minuetto, ma questa è secondo me una chicca che le playlist, che le radio, i network, che tutti quelli che fanno gli strafighi non mandano mai, e fa parte anche della nostra storia. Per me è il ricordo di tante mattine quando mi alzavo presto per fare i compiti, quando facevo le medie, e la radio, a quei tempi Radio 2 faceva un programma i giorni e mandavano tutte queste musiche un po' particolari. Io spero di aver suscitato qualche ricordo negli ascoltatori di Radio Yes. E adesso a Roma c'è Lando Fiorini e a Milano c'è il Forum della Famiglia. Che c'entra Lando Fiorini con il Forum della Famiglia? Un attimo di pazienza e ve lo spiego e lo capirete. Allora, Lando Fiorini torna al PUF con Sfracelli d'Italia, il PUF è il suo locale, ma si è divertito anche a scrivere Ti presento Roma mia,
un CD con 11 duetti, tutte le canzoni più belle di Roma: Roma Capoccia, Nudo dell'Arte della Guerra, L'ultimo amico va via. E canta con Gigi Proietti, Baglioni, Venditti, Menghi, Britti, Califano, Sabrina Ferilli, Tosca, Barbarossa, Serena Autieri, Loretta Goggi e con il maestro Trovaioli al pianoforte. Non si è fatto mancare nulla, è una di quelle cose che in radio per l'appunto non sentirete mai, ma che è bella perché rappresenta le nostre radici e perché ci sono due o tre generazioni di cantanti e di artisti insieme. Quando c'è il progetto, quando c'è il cuore, e allora vengono fuori delle belle cose. Ripeto, non è un'operazione commerciale, è un'operazione decore, e chi conosce Lando Fiorini sa che non è nuovo a queste esperienze decore. Tra poco sentiremo anche una canzone che chiuderà il cerchio con il forum della famiglia che si sta inaugurando oggi a Milano. Ci sarà il sottosegretario Giovanardi, democristiano di lungo corso, si parlerà della famiglia, ma, e qui ve lo dice uno che conduce un programma che si intitola Mattina in Famiglia, che cos'è oggi la famiglia? È la famiglia come l'abbiamo conosciuta noi, come ce la fa vedere la pubblicità, quella del mulino bianco? No. Secondo me noi siamo cresciuti in quella famiglia, ma la società nel frattempo si è trasformata, in meglio, in peggio, non lo so. Oggi ci sono nuove realtà di famiglia, ci sono le famiglie monogenitoriali, in parole povere, quelli che si separano, la mamma che fa i salti mortali, il papà che fa i salti mortali e che si arrabbattano, le famiglie allargate, quelli che si risposano per la seconda volta, beati loro, che ricostruiscono un po' con le macerie del primo e un po' con le speranze del secondo. Ecco, io ho la sensazione che di tutto questo a Milano oggi non se ne parlerà. Perché? Perché si continua a ragionare in termini di un vecchio diritto di famiglia, quello del 75, che fotografa un'Italia che non c'è più, l'Italia dove la donna rimaneva a casa, si occupava delle vicende casalinghe, delle faccende domestiche, e l'uomo usciva la mattina e rientrava la sera. Oggi le cose sono cambiate, lavorano tutti e due, forse anche perché la vita costa più cara e probabilmente anche perché le donne stanno giustamente raccogliendo i frutti di quella battaglia e di quel lungo cammino che è iniziato tanti anni fa con il femminismo. E le cose sono cambiate, ma sembra che da una parte i politici e dall'altra gli orientamenti culturali non ne prendono atto, se non quando si tratta di fare qualche copertina con la top manager di qualche importante gruppo finanziario o editoriale, dopodiché poi fa colore, fa costume, ma non se ne parla più. E invece la realtà è di tante famiglie monogenitoriali, di donne separate che escono la mattina, preparano una colazione al figlio, lo portano a scuola, poi vanno a lavorare, dopodiché poi staccano, tornano, fanno il part time, e lo stesso vale anche per tanti papà che vogliono fare papà. Ecco, mi farebbe piacere che i politici fotografassero questa realtà, ma non credo che questo accadrà oggi al forum sulla famiglia, tant'è che faranno un controforum i radicali, che storicamente sono molto più realisti. Comunque, il futuro è quello che io mi sono permesso di dire, raccogliendo l'invito di Luca Barbareschi alla convention di Fini a Bastia Umbra, e come l'ho fatto dai radicali e come lo farò ovunque verrò invitato, al PD, al PDL, va bene tutto, l'importante è accendere una luce e l'importante è il nostro futuro. Il futuro sono i nostri figli e il futuro si costruisce nel presente. Allora, Lando Fiorini ha interpretato una canzone scritta da Califano, musicata da Minghi, Fio mio, io vi lascio con questa ed ecco lì che tutto torna. A Roma c'è stato Ceci della Tiberi Timperi, grazie a tutti voi, Fio mio, ciao. Fio mio, vieni qua, sta a sentì papà, considerando che t'ho messo al mondo io te devo di qualunque verità. Tu vivrai senza sbagliare. Noi parliamo a te come un uomo ormai, non sarà giusto, ma le cose che saprai. Non so favole con le
le fatine blu. Figlio mio, io la vita te la insegno a modo mio, perché tu non te devi perdere.